Eccoci. Eccoci qua. Benissimo, allora, buonasera, benvenuti. Dico due parole sul sottoscritto, giusto per. Sono il dottor Daniele Casoni, sono uno psicologo, sono dottore anche in lettere. In questo momento mi trovo iscritto al terzo anno della scuola di psicoterapia di orientamento psicoanalitico presso la sede di Trieste. E qualche tempo fa ho domandato appunto a Romy la possibilità di tenere questo incontro, così magari un po' informale dal mio punto di vista, che breve inciso, credo che sia un'opportunità dal punto di vista che noi ci conosciamo da un po'. Sono quegli incontri che, parlo sempre dal mio punto di vista, si possono fare in città, in quei luoghi di incontro, di scambio di relazioni, dove ci si può soffermare un attimo e trattare, vedere dei temi, no, che riguardano quegli aspetti che sono considerati sostanzialmente culturali. La mia convinzione è che questa la cultura paghi, non paghi dal giorno a un giorno all'altro, ma che in qualche modo, diciamo così, aiuti la nostra conoscenza, un po' come aveva in mente anche Olivetti con la fabbrica al servizio della persona e non proprio il contrario, no? Perché il fine si può pensare sia sempre l'uomo in generale, no? E quindi quei luoghi in cui comunque anche gli aspetti che possono essere di conoscenza, di arte, di cultura, anche di letteratura, possono essere sviluppati all'interno della città. E avendo le sedia molto vicina alla mia, le ho proposto questo incontro. Ed ecco perché ho proposto e sono qui stasera a parlare un po' assieme del tema della felicità. Dal punto di vista di quello che almeno risulta tra coloro che nel nostro ne ha parlato di più in sostanza, no? E quindi l'esempio che prenderemo in esame è proprio quello del testo di Seneca e di Vita Beata, che tradotto letteralmente vorrebbe dire proprio sulla felicità. E quindi fatemi spendere un due parole su questa figura, no? Di Lucio Annaeo Seneca, tra cui vive ovviamente nella Roma imperiale, nasce in Spagna e fin da bambino, questo sarà un punto importante per la sua vita, perché fin da bambino è affetto da diverse malattie, svenimenti ed epilessia. Però è conosciuto come figura storica perché in particolare è stato uno esponente dello stoicismo, che adesso vi romperò un po' la testa su questo tema, e perché è stato il magister, il precettore di Nerone, dell'imperatore, e poi perché appunto era un politico anche romano sostanzialmente. Durante gli attacchi che ha fin da bambino, che gli comportano ovviamente una salute di stampo compromesso, no? Come tutte le situazioni di malattia che noi vediamo molto ovviamente in una maniera occidentale, il concetto di salute, il concetto anche di malattia, mi piace citare questa, che lui scrive in una delle cosiddette lettere a Lucillo: non pensavo a come io potessi morire da forte, dice, ma come mio padre non avrebbe quindi sopportato la mia morte, perché, dice lui, ci vuole anche coraggio a vivere. E con questa forma lui trova dentro di sé uno stimolo, uno sforno per continuare a vivere nonostante questi problemi sostanzialmente di salute, che però lo apriranno a riflessioni molto profonde. Si trasferisce, la famiglia si trasferisce poi dall'allora Ibernia, dalla Spagna a Roma, no? Dove viene educato e lì comincia la sua vera formazione nel circolo di Attalo, perché i greci, inutile dirlo, avevano questa forma di conoscenza, di pensiero, no? L'attività di pensiero, e hanno sviluppato diverse correnti di pensiero in sostanza, no? A Roma, per quasi tutta la durata di Roma, lo stoicismo sarà il pensiero principale, no? Essere stoici sostanzialmente, no? E nella Lega di Attalo, diversi altri magistri, altri quelli che saranno i suoi modelli di formazione, lui forma se stesso e formerà poi anche il suo pensiero. E dopo aver scritto una invettiva un po'
troppo provocatoria dal punto di vista di allora imperatore Caligola, viene esiliato, poi succede Claudio, dopo Claudio succede Nerone, lui conosce Agrippina, diciamo, e ne diventa quindi precettore, segue Nerone fino a quando si ritira a vita privata. Nella ritiro a vita privata viene un punto importante, che è la congiura dei Pisoni, perché Gaio Calpurnio Pisone e altri congiurarono contro la vita di Nerone e fecero anche il nome di Lucio Annaeo Seneca, il quale però sembrava essere strano, nei fatti è coinvolto in questa cosa che non lo vedeva direttamente coinvolto, però Nerone decide di eliminarlo. E Seneca, che ormai è nella fase matura, aveva maturato tutto il suo pensiero in sostanza, decide per il suicidio. Suicidio che per lui però non è un suicidio quanto demolizione di sé, ma affermazione della propria autonomia, quindi c'è già un qualcosa di diverso. E il suicidio ammesso negli stoici, se c'è questa chiara motivazione, voi non fatelo, ma si tratta insomma di questo. Viene descritto da Tacito negli Annali, una delle pagine considerate più suggestive, perché lui, sorretto dagli schiavi, perché sapete benissimo che Roma non aveva problema ad avere gli schiavi, in un bagno di calore si taglia e si incide i polsi, la moglie lo vuole seguire ma questo le viene impedito, e questo per affermare la propria autonomia sostanzialmente. Allora, due parole possono essere importanti per capire un po' come si può collocare anche oggi. Credo che uno dei punti più importanti della storia, della letteratura, di queste faccende qua, sia riuscire a collocarle anche nel tempo presente, no? Cioè, sono modi di pensare, modi anche di essere, da cui si può sempre trovare, parlo dal mio punto di vista, una forma di arricchimento, no? Io qua non faccio un percorso ovviamente terapeutico, solo un discorso dal lato intellettivo per cogliere quelli che sono per me, secondo me, insomma, gli elementi quantomeno essenziali, no? Cercando anche di non portarla avanti però. Lo stoicismo viene fondato da Zenone di Cizio, va bene, facciamo il nome del fondatore, il quale si basa sulla setta dei cinici. Oggi il cinismo ha tutto un altro significato rispetto a quello che è di essenza, diciamo, no? Anche altri termini, no? E diciamo che i quattro punti su cui si sviluppa lo stoicismo, che è un modo di essere, un modo di pensare dello stoicismo, è il dominio delle passioni. Su questo ce ne sarà da parlare, perché anche quando preparavo, guardate qua, ho voluto portare anche per affetto mio il libro sul quale preparai questo esame anni fa, tutto bello scritto per cercare di passare l'esame di letteratura latina, dove c'era tanta grammatica, non chiedetemi niente di grammatica per cortesia, dove andavo però per motivi a vedere insomma le parole vere nella loro etimologia, anche perché penso che come psicologo il vocabolario italiano sia un testo fondamentale, no? E passione, se si va a vedere veramente cosa vuol dire, vuol dire sofferenza. Pensa adesso magari che la passione è una passione, perché può essere anche questo, ma nel suo significato vero vuol dire soffrire. È quello che dicono i cinici, dobbiamo per stare liberarci da ciò che è passione. Pazzesco questo da un certo punto di vista. Però bisogna aiutarsi a vicenda, quindi il tema dell'aiuto anche per i cinici era molto importante. Come gli stoici, non bisogna seguire la maggioranza in quanto tale, ma lo approfondiamo dopo perché è uno dei punti di partenza della vita beata, no? E che inevitabilmente era un modo per seguire le leggi naturali, le leggi di natura, e seguire ciò che era virtù, cioè la virtù è ciò che ci permette di rivolgersi al bene, lo approfondiamo dopo, no? Che vedremo anche molto diverso da quello che noi possiamo intendere come piacere. Quando Seneca, nella Circolo di Attalo, tra gli stoici comincia la sua formazione di persona, di personalità, eccetera, poi fa una produzione letteraria sostanzialmente, no? E fa quelli che vengono chiamati ancora oggi dialoghi morali, che fanno parte di alcuni temi che sono cari, come l'ira, parla dell'ira, parla della provvidenza, parla della costanza, che la vediamo dopo, che deve avere il saggio, che è una figura quasi un qualcosa a cui tendere per essere liberi, secondo Seneca, ok? E poi di quello che è l'ozio, importante per i romani, adesso non lo approfondisco, e dice anche sulle consolazioni davanti a certi eventi della vita, e poi alla tranquillità dell'animo. Questi sono un po' i temi che tratta i suoi dialoghi morali. E poi ne scriverà anche delle tragedie, le famose lettere a Lucilio, anche qualche commedia in sostanza, no? Allora, per gli stoici non può essere, questo è il tema vero che loro portano, il giungere alla libertà.
non esiste per me psicologia o psicoterapia che non abbia anche un po' questo fine, la libertà di poter essere sostanzialmente, che passa anche per la nostra capacità che abbiamo di pensare in sostanza. E questa figura per lo stoico è la figura di quello che per loro è definito come il saggio, una, come dire, un ideale a cui tendere. E il saggio chi è? È quello che è riuscito a trionfare sulle passioni, potremmo dire quindi sul tema della sofferenza, passione uguale sofferenza in particolare, che ha raggiunto un'apatia. Tutti i termini che adesso vi dico non sono quelli che noi usiamo oggi, no? L'apatico, quello che non prova, non è così. È un modo di non farsi, e non per una freddezza diretta e basta, ma intaccare solo dagli eventi esterni e riuscire a tendere piano piano a cercare di essere saggi. Perché così si trionfa sul dolore. Trionfando sul dolore, credo che nel mio orientamento si possa benissimo dire che dolore è contrario alla sicurezza, okay? Poi in psicologia oggi abbiamo una precisa definizione di quello che è dolore cinico, non lo approfondisco adesso in sostanza, ma questo era un tema base. Dato che il saggio, o comunque per essere liberi, bisogna volgersi a ciò che è bene, sostanzialmente, per loro è importante l'esame di coscienza. Quindi era una riflessione molto seria, molto profonda per gli stoici, no? E che ognuno di noi è parte del logos, che vuol dire pensiero, parola e discorso, e come queste cose tra di loro siano intrecciate. E come nel nostro modo di pensare, quindi il modo psicologico, no? Ci sia il fatto che noi possiamo sempre essere parte delle cose. Infatti un punto trovato poi nel 1960 e oltre è una forma importante, che è quello, il tema della relazione, di quanto siamo in relazione con noi stessi, con gli altri, no? Nelle relazioni di attaccamento e poi di indipendenza, ma questo sono termini che si approfondiscono forse in altra sede. E questo lavoro qui, questo saper parte di essere parte del logos, del mondo, esame di coscienza, riuscire a superare comunque le fasi di sofferenza, non farsi condizionare dalle passioni, perché dovremmo fare tutto sto lavoro? Perché dice, perché il nostro fine è la libertà interiore, e da lì allora possiamo dirci felici. Questa è praticamente la base che propongono anche gli stoici, una gran parte. Okay? Allora, penso che possiamo passare in sé al testo in sé stante, il De Vita Beata, che è scritto proprio nel 58 dopo Cristo, sostanzialmente, no? Muove Seneca lo scrivere questo testo per due motivi, intanto come divulgazione in sé, ma poi anche perché da anni lui era diventato molto ricco. Molti lo accusavano di essersi arricchito, no? E lui dice, a un certo punto metà del testo, no, sono la sua difesa dalle accuse di ricchezza che lui ha avuto. Ok, poi dopo c'è una bella frase, ma ve la dico dopo, no? È uno dei termini fondamentali che si incontrano sul tema della felicità. Che tanto, se andiamo a vedere felicità, cosa vuol dire? Vuol dire abbondanza, vuol dire sapere quello che ci può bastare, ma vuol dire proprio poter essere una situazione di abbondanza. Comunque, la felicità si trova essendo in armonia con la natura, col ciclo della natura in sostanza, e che benché noi siamo orientati a cercare il piacere, la virtù ci dice qualcos'altro, è un qualcosa per cui noi riusciamo a distinguere ciò che è bene da ciò che è male, e già ci dobbiamo rivolgere a ciò che può essere bene per riuscire in qualche modo ad arrivare a essere più saggi, cosa che per gli stoici la saggezza è molto importante. Differentemente da ciò che sono i piaceri, ci dice Seneca, la voluptas, che già da subito dice sono i piaceri che sono al servizio della virtù, non il contrario, e poi lo spiega molto bene. La nostra libertà, guardate che vi dico subito una cosa, allora, la libertà i greci e i latini avevano un significato molto simile tra di loro, la intendevano nello stesso modo. Libero era colui che era o cittadino romano, un popolo libero era quello che non era soggettato a una dominazione straniera, allora le battaglie era tutto l'invasione, insomma c'era anche questo, non era nato in condizione di schiavo o non era figlio di schiavi che erano schiavi, ok? E che non si sottometteva. La sottomissione è il contrario dello stato di libertà, che va vicino molto al tema della passione, perché se poi si va a vedere, questo è uno degli scritti di Freud, anche lo spiegano, lo stato di angoscia, no? Lo stato di disorganizzazione in sostanza è così come la passione, anche lo stato di
di passivizzazione a se stessi, agli eventi del mondo, in sostanza, ma in un senso quasi di esserne quasi schiacciato in tutto questo, mi spiego. Quindi lo stato di passione, anche per gli stoici, lo stato di sofferenza in questo senso, uno stato di angosciosa pressione, uno stato di disorganizzazione della percezione, poi ne parliamo un attimino, eccetera, e dove si trova uno stato proprio di sofferenza intesa a sé stante, in sostanza al contrario di quello che può essere la securitas, la sicurezza, e anche è lontano da quello che è il tema della libertà interiore, perché come concetto della libertà se l'abbiamo vista poco fa. Nella libertà, ci dice Seneca, il saggio non è toccato né da desideri, né da paure, né da quelle che sono le pressioni del mondo. Fatemi citare Freud, perché credo, senza dire una cosa abnorme, che se potessimo definire Seneca un protopsicologo non sbaglieremo, però questo è un altro discorso. Freud diceva questa frase: laddove proviamo desiderio non amiamo, e dove amiamo non proviamo desiderio. Quindi ci sono dei termini che dice Seneca, ma che Freud nel suo lavoro comunque ritrova. I due non si sono mai conosciuti, non saprei neanche se Freud abbia mai letto Seneca, sicuramente aveva una gran cultura anche lui, ma ci sono dei termini che, rivedendo anche gli studi che sto facendo, comunque si trovano tra di solo, no? E tutto questo perché? Perché il fine, ci dice Seneca, è comunque la nostra felicità. L'esordio del testo che Seneca scrive per suo fratello più grande, al neonovato, inizia così: vivere, gallio fraters, omnes beate volum. Vivere, fratello Gaglioni, tutti vogliono, nella vita tutti vogliono essere felici, ma quando si tratta di riconoscere cos'è che rende felice la vita, è come se fossero offuscati. Qui dice Caligant. E una cosa che a me è piaciuta moltissimo del De Vita Beata, veramente, sono in particolare due metafore che lui mette. Innanzitutto la possibilità di vedere chiaro le cose, che anche i cinici dicevano: le cose sono come sono e non come le vorremmo noi, ma riuscire a vedere chiaro anche le cose, no? E due, la felicità anche come un percorso, un mettersi in percorso, un camminare verso, sostanzialmente. Vedremo poi anche verso dove. E quindi la possibilità di riuscire ad avere, vedere chiaro, che è un fenomeno che in psicologia è una delle facoltà nostre psicologiche, che è la percezione, no? Cioè quello che io percepisco e anche come lo percepisco e come lo organizzo poi in me, no? E vedere chiaro, percepire in sostanza. Per i greci non passava tutto tanto per la vista, ma tanto per l'ascolto, perché il logos lo ascoltavi con l'orecchio, no? Mentre Seneca dice anche il vedere chiaro, sostanzialmente, no? E ci dice poi: è poco facile nella vita raggiungere la felicità, che tanto più delle volte ci siamo vicini, ce ne si allontana. Quindi prima, come prima cosa, in questo percorso dove noi ci rivolgiamo al bene, cerchiamo la felicità, dobbiamo decidere, ci dice lui, più o meno dove vogliamo arrivare, dove vogliamo andare. Ci dice: questa è la base di partenza, sostanzialmente. Ma non senza un esperto. Quindi già qui c'è una relazione di fiducia che si può creare, qualcuno di più esperto che ci possa indicare sostanzialmente delle vie, perché dice: non è come negli altri raggi in cui si chiede a qualcuno la direzione in sé e basta, o come lui ci dice si rivolge a conformarsi a quella che è l'opinione della maggioranza, perché in realtà per trovare anche la nostra felicità, ci dice lui, non dobbiamo calcare solo le strade che gli altri ci dicono siano quelle, ma cercare di vedere chiaro dove noi vogliamo andare e non affidarci alla folla, perché la folla, anche Freud lo dirà in Psicologia della massa e analisi dell'io, è il pessimo, dice Seneca, pessimo interprete della verità. Quindi sono già diversi temi che mi mette solo in una pagina. Vedere chiaro, la felicità può essere una strada, e poi anche il non seguire solo l'opinione della maggioranza o conformarsi a quella che può essere quello che è maggioranza, perché per trovare in sé la felicità dobbiamo percorrere un sentiero, facendoci aiutare da qualcuno di più esperto, ma senza seguire il gregge. Questo è l'incipit che lui ci dà subito come direzione per cercare, insomma, questa felicità. Male peggiore è conformarsi all'opinione pubblica. Quindi, trovando se stessi, non possiamo aderire a quello che solo è la maggioranza, perché è tale. E qua inizia, dice: molti
preferiscono credere che giudicare, dove giudizio non è quello che intendiamo oggi, giudicare qualcuno, che non è proprio, eccetera, ma vuol dire distinguere. E questo fa parte del veder chiaro, non so se riesco a trovare, io il collegamento. Però sono due parti della percezione che in qualche modo tra di loro si toccano e si legano. Perché dice, se noi imitiamo solo quello che fa la maggioranza, non usiamo più la ragione, non sentiamo più, non usiamo la nostra ragione, che è ciò che ci porta alla felicità, ma viviamo imitando. Quando Seneca, vi dicevo, scrive di vita beata, scrive in età, definiamo di maturità, no? Quando noi cresciamo invece, in qualche modo da bambini abbiamo bisogno dei modelli di imitazione. Abbiamo bisogno di avere dei modelli che io chiamerei di identificazione, no? Che sono di solito chi si prende cura di noi, insomma i genitori in sostanza, no? Da questi modelli qua, noi provando poi la nostra strada, conoscendo noi stessi, che è comunque una buona idea quella di conoscere se stessi, troverei, dobbiamo rielaborare queste parti di noi, perché noi interiorizziamo delle parti del mondo dentro di noi. E, come dicevo, se abbiamo avuto delle regolazioni affettive sui nostri stati di tensione, anche la tensione è un preciso connotato, che ci hanno permesso di regolarci affettivamente, tutto sommato, di regolarci affettivamente, riusciamo a penalizzare quelle immagini, quelli. ti stai. Benvenuto. Potete stare a rompere e scansionare qualcuno. Le porto qualcosa? Un bianco, con anch'io. Quindi, all'inizio abbiamo bisogno di questi modelli di imitazione e identificazione, delle regole, anche dell'autorevolezza delle volte, da cui però in qualche modo alla fine non dobbiamo per forza soggettarli, non siamo costretti, diciamo così, a conformarci a tutto questo. Ecco perché dai primi modelli di identificazione dall'esterno poi riusciamo auspicabilmente a integrare i diversi aspetti del mondo, no? L'io, che è una parte dell'apparato psichico della mente, è una funzione che serve a integrare i diversi aspetti dell'esistenza, no? E tutto questo. E quindi da lì cominciamo a muoverci secondo la nostra in sé ragione. Quindi dobbiamo chiederci cosa sia meglio fare e non quale sia solo il comportamento più comune, ossia qual è ciò che ci fa ottenere una felicità più duratura in sostanza. E ci dice, non lo facciamo per riscuotere solo l'approvazione del volgo, no? E per volgo, cioè popolo in quel caso, intendeva, non è chi indossa la clamide, cioè la tunica o la corona, sostanzialmente, no? Io non guardo alle apparenze, non guardo ai colori dei vestiti, che servono a coprire il corpo e la verità, ci dice lui, no? E qua dice una frase, perdonatemi se l'avevo in latino, ma è una delle mie preferite in assoluto, vorrei cogliere l'opportunità. Oculis de homine non credo, abio melius et certus lumens qua falsi guerra judicem, animi animus bonum inveniat. Che vuol dire? Oculis de homine non credo, tradotto letteralmente vuol dire non credo agli occhi riguardo l'uomo, cioè non credo all'apparenza. Ho un lume più certo che può distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. Quindi vedete che cominciando a usare la ragione, ci dice già Seneca, e cercando di percepire bene le cose, no? È la verità che si viene poi ricercata, ciò che può essere vero, ce lo dirà dopo, vabbè lo anticipo adesso, nessuno lontano dalla verità può dirsi felice, ma lo approfondiamo tra poco. Il animi animus bonum in vena vuol dire il bene dell'animo, lo trova l'animo, non lo trova l'apparenza. Quindi vedete che è un discorso che cerca di andare un attimino un po' più in profondità sulle cose, no? Cercare ciò che è bene, ciò che è buono, ciò che è valido in sostanza, ci dice, no? Sapendo bene che i latini definivano col termine animus, non è anima, ma è mente, ok? E guardate che se si vanno a vedere l'etimologia, io devo farlo di lavoro, per me è un piacere anche, però a parte questa cosa qua, se vanno a vedere l'etimologia delle parole troviamo il significato, l'animus, la mente, è il principio regolatore degli affetti, ok? Quindi chiaro poi anche delle facoltà cognitive, pensiero, memoria, ragionamento, attenzione, eccetera. Ma è il principio di regolazione degli affetti, dove in sostanza l'affetto sarebbe un sentimento in realtà, ok? Che è il motivo che ci lega ad avere dei rapporti sociali, da cui noi in parte dipendiamo, e da questo continuum che va tra dipendenza, che vuol dire trarre,
che noi il bambino deve trarre da questo, dal caregiver, dalla madre o da chi qualcosa, se no muore. Noi abbiamo bisogno di qualcuno da bambini che si prenda cura di noi, no? Sia dal lato biologico, sia sui nostri stati, che si regoli sui nostri stati di tensione, non tensione e tutto il resto, e ci restituisca in sé un'immagine, un'idea di noi sufficientemente sana, sufficientemente sicura. È chiaro che in certi stati di patologia probabilmente lì ci è modificato qualcosa, no? Quindi c'è anche questo. Mentre l'anima è un concetto più cristiano che fa parte dell'immortalità e che lega ovviamente al concetto cristiano di Dio, eccetera. E dopo che ha detto questo, il bene dell'animo lo trova l'animo, sostanzialmente, quindi come un fenomeno anche di... adesso dico solo un termine, ma non lo approfondisco, di risonanze, di sentimenti, eccetera, ma questo sarebbe da approfondire, ma mi fermo qua, no? Dice, se dopo che abbiamo cercato di trovare ciò che è bene, e questo animo riuscirà ad avere un attimo di respiro, quindi anche la metafora del respirare, e a raccogliersi in se stesso, ammetterà la verità e dirà, questo ci dice Seneca, forse era dei sensi di cui, non avessi fatto quello che ho fatto, se ripenso a quello che ho detto in video e i muti, ogni desiderio che ho avuto deve essere stato mandato dalle persone che volevano essermi nemico, no? Sono stato io nemico di molti. E se può esistere riconciliazione tra i malvagi, mi sono riconciliato dopo tanto odio. Anche il sentimento dell'odio esiste, ovviamente, ma è un sentimento che in qualche modo serve, cosiddetta, dal mio punto di vista, come controidentificazione, cioè ciò che tu non vuoi essere, in sostanza, ciò che tu non sei. Ma ancora non sono amico di me stesso. Ecco che allora, dopo questi passaggi, può aprirsi a un grande tema, che è quello della pace con se stessi. Ho fatto di tutto per distinguermi dalla massa e per farmi notare. Ma a cos'è servito tutto questo? Tutte queste cose che io ostentavo, eccetera, a cosa hanno portato, a parte cercare di essere ammirato? Trovare delle cose, in sostanza, che sebbene splendono fuori, in realtà dentro sono misere. Questo ci racconta. Allora, noi dice, invece di cercare ciò che è solo bello, ciò che, bello nel senso non come concetto di bellezza, ma è qualcosa da ostentare, poi Seneca avrà fatto anche dei passaggi maturativi, chiaramente, per arrivare a certe conclusioni in sostanza, no? Dice, cerchiamo un bene che è dentro di noi, che ognuno di noi c'è questa parte, qua, non poter decidere sostanzialmente. Perché è dentro di noi, noi lo cerchiamo, delle volte stendiamo la mano, lo sfioriamo, ma non riusciamo ancora a prenderlo, eppure è dentro di noi, perché dobbiamo ancora trovare una vita che è consona alla natura e a quella che è la nostra natura. Ecco dove inizia la conoscenza di se stessi. Conoscere se stessi, questo è un punto fondamentale. E qua io mi ero segnato che usa un termine sostanzialmente per cercare quella che può essere uno stato, insomma, di felicità, dobbiamo rivolgerci a quello che è considerato il sommo bene. Il sommo bene comincia per Seneca dirigendosi, cercando ciò che è bene e distinguendo da quello che può essere male, è già un lavoro questo qui sostanzialmente, ma che cerca ciò che è virtuoso, quindi l'identità di un saggio sostanzialmente, che riesce a dominare gli aspetti, se vogliamo, anche della personalità, che riesce a integrare le nuove cose che può trovare, okay? E che allo stesso tempo non si lascia toccare tanto dagli eventi esterni, perché cerca il bene dentro di sé. Quindi è nell'universo interiore che può svilupparsi anche una specie di sentimento maggiore di sicurezza, in sostanza. E per arrivare al sommo bene, lui ci dice, quindi di virtù e felicità assieme, come se le due cose coincidessero, lui usa un termine che dice omologia, che vuol dire coerenza. Si fa vedere anche questo termine. Coerenza significa costanza, non nel termine coerente e incoerente, ma quella forma di costanza affettiva che mi fa tenere sufficientemente a me stesso. Questo è sostanzialmente l'omologia. La capacità sostanzialmente di aver riorganizzato il proprio pensiero di sé e del mondo. E questo avviene chiaramente anche in un percorso auspicabilmente evolutivo. È felice una vita consona alla propria natura, e questo può accadere solo se prima di tutto la mente è sana e in possesso delle sue facoltà, se è veramente forte, paziente, adattabile alle circostanze, senza ansie e amante dei vantaggi, anche delle ricchezze, ma non come atto di ostentare, perché quella forma che anche Seneca ha trovato nella sua vita di abbondanza era al servizio di quella che lui chiamava virtù, della saggezza. Lui se ne serve, ma non ne è schiavo. Quindi
la ricchezza che si può trovare, che può essere di vario, può essere una ricchezza interiore, può essere il denaro, può essere un momento, può essere tutto, è qualcosa per cui non si è in funzione di questo, ma è questo che serve a rinfrancare la propria autonomia e anche la propria felicità. Servirsi dei doni della sorte senza dipenderne nel senso di schiavitù. Se la mente quindi saprà servirsi dei doni della sorte senza diventarne schiava, ci dice a suo fratello, capisci che se non aggiungo altro, dice, ne deriva una serenità durevole e la libertà, perché così facendo e senza farsi scuotere, qua dice in cocossum, solo dagli eventi esterni, ma guardando le cose per come sono, sono rimosse le cause della irritazione e del timore. La cattiveria, poi qui nasce una gioia immensa, dice lui, dentro di noi è imperturbabile, perché si aderisce a come stanno le cose, ok? La pace, la bontà, l'armonia dell'anima, quindi tante cose, no? Da questo poi, perché dice, da tutto questo la cattiveria nasce sempre invece dalla debolezza. E scegliere il male piuttosto che il bene è ovviamente malattia, in sostanza. Quindi ciò che dà una stabilità non è in sé, come dirà anche Freud, al di là del principio di piacere, trovo queste similitudini perché secondo me ci sono, quando scrive al di là del principio di piacere, in sostanza dice invece Seneca, è ciò che invece può essere virtuoso, ciò che ci distingue il male e non ci fa scegliere il male, ma ci fa scegliere invece il bene, aderendo non a come vorremmo solo che stanno le cose, ma distinguendole per quello che sono. Ed è questa aderenza a come stanno le cose che permette, dice lui, una serenità dell'animo, perché ci permette di percepirle meglio in altri termini. E percepire bene le cose, averle chiare, è il primo passo, ci dice lui, per riuscire ad avere uno stato d'animo che si avvicina al concetto di felicità. L'animo può disporsi, quindi anche qua c'è una soliditas interiore, come un esercito sostanzialmente. Comunque tu schieri il tuo esercito, che sia allargato o in campo stretto, non cambia la sua forza né la volontà. Così è la nostra definizione di bene, virtù e felicità assieme. Il sommo bene come si raggiunge? Esiste se l'animo disprezza la sorte e si compiace della virtù. Quindi uno degli altri passi, ci dice Seneca, per cui l'essere umano può trovarsi in uno stato di felicità, non è di dipendere dalla sorte, dal destino. Sapete benissimo, no? I greci avevano tutte le raffigurazioni dei temi umani, degli dei, ma rispetto al nostro pensiero cristiano, dove Dio è tutto, al di sopra degli dei c'era il fatto, c'era il destino. Il destino era ancora di più degli dei stessi, sostanzialmente, no? Noi, per noi magari qualcosa, una concezione un po' lontana, una visione cristiana dove Dio invece può essere solo la cosa più alta di tutte, no? Se non è più alto di tutti Dio, non è un pensiero di sé cristiano. Il fatto invece è ancora più potente di tutti gli dei stessi, no? E dice, se noi non guardiamo al nostro fatto, siamo già in una situazione di sicurezza interiore, ci dice lui, più sicuri, perché tanto quello che succede non ci tocca più, è indifferente per il saggio, ci dice sempre, quello che deve succedere o succede o deve succedere. E quindi la forza d'anima, se esperta e calma nell'agire, associata comunque a umanità e attenzione per il prossimo, perché per gli stoici il concetto di atarassia, che poi dico due parole su questo, è apatia, non vuol dire far finta di non provare niente o non sentire i nostri sentimenti o le situazioni, eccetera, ma anzi è molto legato a un'idea di serenità interiore, auspicabilmente, lui ci dice, se noi non guardiamo la nostra sorte siamo più sereni, ci dice sempre, ma allo stesso tempo anche come forma di cercare di aiutare gli altri. Quindi c'è una forma di relazione qua, non è che è proprio apatico, che non gli interessa proprio niente, non è questo il senso in sostanza, no? È felice l'uomo per cui non esiste proprio il bene e il male, ma solo l'animo che ha, cioè l'animo buono o malvagio, che pratica il bene e si accontenta della virtù. Non si lascia abbattere o esaltare dagli eventi, non conosce bene più grande di quello che può poi procurarsi da solo, e pensa che il vero piacere sia nel disprezzare i piaceri e non divenirne schiavo. Cosa infatti ci impedisce di affermare che la vita felice è il risultato di un animo libero, elevato e costante, al di sopra di ogni timore e passione? L'unico bene è la dignità,
L'unico male è la disonestà, che non c'entra niente col principio di piacere, perché poco dopo dirà: i piaceri, ci dice lui, si trovano anche nella scelleratezza, ma la virtù no. La virtù è quella che permette di dominare la passione, di dominare il dolore, ci dice Seneca chiaramente. Poi, ovviamente, psicologicamente sappiamo che alcuni processi possono derivare da altri stati, ma sono degli spunti validi, secondo me, quelli di Seneca. E per riuscire alla felicità bisogna ammirare la libertà, e quindi c'è un solo modo per ottenerla: essere indifferenti verso la sorte. E qui, quando siamo indifferenti, dici lui, verso la sorte, che nasce quel bene inestimabile, la pace di una mente più sicura e elevatezza morale, una gioia imperturbabile, che deriva comunque dalla conoscenza di ciò che è vero e dall'assenza di paura. Di questi beni non godrà in quanto tali, ma perché sono tali, bisogna saperli, ma perché li riconosce in se stesso. Quindi assume una forma di identità, sostanzialmente. Quindi un altro punto che evidenzia è che la libertà avviene nella totale indifferenza verso ciò che può essere la sorte, che non vuol dire non decidere, anzi non cercare di capire anche le cose, sostanzialmente. Ma ci dice: non esistono timori né passioni per il saggio, e la sorte vi è indifferente. Quindi il sommo bene, che ripeto è l'unione di cercare la virtù è ciò che può essere bene nella vita, no? Infatti pensate che anche nel Tranquillitate Animi c'è un termine che è eutsenia, che vuol dire immobilità dell'animo, dove tutti i termini che iniziano con eu in greco vogliono dire bene. Quindi l'immobilità dell'animo davanti a quello che può essere la sorte, in sostanza, è qualcosa che loro vedevano come ciò che è bene, ciò che era positivo, in sostanza. Il sommo bene consiste nella convinzione, nel comportamento di una mente che, quando ha compiuto il suo corso e fissati i suoi limiti, breve inciso, nella fase adulta la vita è una continua scoperta di limiti, chiusa parentesi, ha pienamente realizzato il sommo bene e non desidera di più. Dopo di tutto questo non esiste niente se non la fine, che può essere intesa alla fine come la fine è in sé la morte di tutto questo. Il sommo bene non si cerca all'esterno, ma il sommo bene dobbiamo cercarlo in noi stessi, sapendo bene che la distinzione è la divisione, è la differenza tra ciò che è virtuoso, tra ciò che è passione e piacere e timori. Li abbiamo vinti seguendo la saggezza, ci dice Seneca, no? Il timore da cosa viene fuori? Da un evento improvviso, inaspettato, che ci può nuocere dall'interno o dall'esterno. E questa cosa per il saggio è indifferente, non gli importa più, ha trovato il sommo bene in se stesso. Citerà anche Epicuro, perché per Seneca Epicuro era un uomo retto, d'accordo? E cosa dicevano? Che Epicuro invece poneva il piacere come il fine della vita, ricercare i piaceri. Però Epicuro dice una cosa molto differente dallo stoicismo, no? Dice: può esistere il dolore, esistono i piaceri, possono esistere entrambi se sono vissuti in modo bilanciato. Gli stoici dicono: no, il dolore va rimosso, perché il dolore è contrario alla sicurezza, è contrario al bene. Il dolore, lo stato di dolore, non è uno stato in cui l'uomo può veramente esistere, può sentirsi presente. Quindi è un po' diverso il pensiero, però è bello, perché stimava Epicuro, sostanzialmente. Questo è molto bello. E dice: anche l'animo può avere dei piaceri, no? Però i piaceri possono anche portare su ciò che è male. La virtù no, la virtù può portare solo a qualcosa che è bene. Quindi se preferisci il male al bene è già follia. Nessuno può essere felice se quindi non ha raggiunto la sanità mentale, e di certo non può esserlo chi desidera qualcosa che gli farà del male. Felice chi è contento della sua condizione, qualsiasi essa sia. Ecco un po' un rimando al cinismo, no? Le cose stanno come sono, non solo come noi le vorremmo o desideriamo, anche se noi, penso di poterlo dire questo, ciò che ci regola in larga parte sono anche i bisogni, no? Bisogno vuol dire mancanza. Abbiamo fame, andiamo a mangiare. Invece il desiderio è qualcos'altro, qualcosa che ci attiva in un'altra maniera. Cioè, il desiderio è il raggiungimento di un qualcosa che noi vorremmo, secondo il vocabolario, quasi il nostro possesso, desiderare delle cose, sostanzialmente. E dice: no, il saggio non ha bisogno
propriamente di questo. È chiaro che noi abbiamo dei bisogni ogni giorno, nel momento in cui ci confrontiamo con come li abbiamo pagati, come abbiamo pensato. Credo che uno dei temi più grandi che Seneca ha messo è la possibilità di pensare. La possibilità di pensare è una possibilità che ha quasi solo l'essere umano. Ed è quello che ci permette poi piano piano di avere forse davanti a tutto una visione più ampia e integrata delle cose. Ma pur sempre, ci dice Seneca, siamo felici se guardiamo bene la nostra situazione, possiamo godere di questa condizione, ci dice lui, e poi siamo felici se affidiamo alla ragione la condotta di tutta la nostra vita, al pensiero e al ragionamento. Felice è chi si affida alla ragione, sostanza, no? Perché ci dice la virtù non può mettere disonestà. Il piacere sì, uno può aver piacere di essere disonesto, la virtù no, la virtù è altro, no? E ci dice, vi spiego ci mostra quasi la voluttas, che vuol dire piacere, è umile nel senso umile, servile, imbecillum caducum, ci dice un sacco di bei termini che bastonano il piacere in sostanza, no? Invece la virtù è a difesa della città, promuri state, cioè difende i muri, ha le mani callose, no? E soprattutto non è come il piacere, dice lui, che una volta raggiunto si sgonfia, ma è un continuo, è una costanza. Questa costanza è molto importante, quindi, a fare, no? Perché cerca il sommo bene di essere felice, guarda la sua condizione e già da lì parte che ne è felice, e poi può partire a sviluppare altro. Chiaro che ci dice, noi siamo mortali, no? Perché i greci hanno detto, noi siamo immortali, no? I cristiani hanno detto, noi siamo immortali, questo è un altro discorso. È il sommo bene però che è immortale. Essere o cercare il sommo bene non può dare rimorso, perché rende una mente più retta, più capace di discernere, e non prova, e questo è bello che dice, non prova più odio e disprezzo per se stessa. Era partito Seneca dicendo, ah, guarda cosa ho detto, guarda cosa ho fatto, e poi partendo da qui lui ha detto, in questo percorso dove cerco di trovare quello che è bene, mi accorgo che la virtù non è uguale a ciò che è piacere, sostanzialmente, è la virtù che mi porta a cercare ciò che è bene, ed essendo in questo stato, che è un po' un processo, quindi un modo di pensare, un modo di funzionare, rispetto allo stato finale, che è quello di una situazione in cui la persona può sentirsi felice, no? Quindi l'essere felice, perché aderisce alle cose come stanno, ritrova l'aderenza alla natura, e poi non prova più disprezzo di sé. In questa situazione in cui non prova più odio di se stesso, allora la persona può essere felice, ma per farlo deve guardare veramente la sua condizione. Lì è il punto, ci dice, da cui partire. Una volta fatto questo, il nostro compito, ci dice lui, è di seguire quella che può essere per noi la vita migliore, non quella che è solo più piacevole o più comoda. Appunto perché il piacere può esistere anche tra la scelleratezza, mentre gli onesti hanno in mente le buone azioni, ci dice lui. Quindi è la virtù che permette di discernere, c'ha una vita veramente felice ed c'è una vita che non lo è. E quando si sono rimosse le cause di ciò che irrita, quindi l'odio per se stessi, ad esempio, oppure qualcosa che può dare, può nuocerci, o nel nostro modo di pensare a noi stessi e alle cose, queste vere cause che in qualche modo nel nostro modo di essere e di pensare ci hanno impedito di sentirci felici, e tutto, allora piano piano deriva questo più ampio sentimento, auspicabilmente anche di sicurezza, che ci permette di percepire meglio le cose in sostanza. E poi da questa forma di sicurezza la persona, ci dice lui, ve lo leggo in latino perché mi piace solo come frase, fidens animo atque nutrunque parato, cioè sicuro di sé e pronto a questa e a quell'altra cosa. Quindi può essere artefice della propria vita, perché si sta già rivolgendo verso il tema della virtù. La sua sicurezza non manchi di conoscenza, e poi la sua conoscenza non manchi di costanza. Si hanno saldi i principi e le sue decisioni in sostanza. Così come l'universo che tutto abbraccia, cioè tutto ciò che è universo sostanzialmente, e anche Dio, qua mi ero accorto già allora che non usa la parola Dei, usa la parola Dio al singolare, non so se questo l'hanno fatto poi successivamente i filologi, Dio che governa il mondo tende verso l'esterno, ma rientra sempre in se stesso, questo
devo tralasciare adesso, no? Così deve fare la nostra mente. Anche quando, seguendo i sensi, ci spinge ad agire all'esterno, deve avere padronanza di se stessa. Ed è così che si realizzerà una forza unica e un'armonia tra le diverse facoltà. Nasce lì quella razionalità sicura che non ha contraddizioni. Non c'è niente di incerto che farà quindi scivolare. Cercando quindi la virtù, cercando di rivolgersi al bene, cercando di essere quindi indifferenti verso la sorte, di aderire alle cose come stanno e di essere contenti della propria condizione senza retorica, di percepirla bene, già dice Seneca, ci troviamo in uno stato di maggior serenità. Però Seneca obiettava dicendo, ma anche tu coltivi la virtù per ricavarne del piacere. E lui fa una metafora che per me, dal mio punto di vista, è la più bella. Allora, innanzitutto, se la virtù procura piacere, non è per questo che la si cerca. Come in un campo seminato di frumento nascono qua e là dei fiori, non è per questo che queste piantine, anche se possono essere belle da guardare, è stata fatta tanta fatica. Diverso era il proposito di chi seminava. Seminava il grano per l'abbondanza, per nutrirsi. E questa fatica non è stata fatta per quei fiorellini. Allo stesso modo, il piacere non è il prezzo nella causa della virtù, ma è un accessorio. Quindi il piacere, in realtà, è secondario rispetto a ciò che è. Come il principio di sicurezza, adesso non sto a spiegarlo qui, ma solo per motivi di ragione di tempo, perché c'è ancora un po' di roba da fare. Il principio di piacere diventa limitato invece da ciò che invece ci dà, fa sentire più sicurezza. Allora poi si può godere anche del piacere, no? Arrivare a ciò che Seneca intende come sommo bene, cioè la convinzione nel comportamento di una mente retta che quando ha compiuto il corso e fissato i suoi limiti non desidera nulla di più. Si semina per avere il grano. Poi si possono conoscere anche le bellezze che ci sono attorno, ma non è per questo che noi abbiamo esistenza. Ecco, quindi il piacere diventa un completamento dell'esistenza. Il sommo bene è la fermezza di un animo saldo, la sua previdenza, la sua lievitezza, il suo equilibrio, la sua libertà è in armonia con se stesso e con la propria dignità. Ma dobbiamo rimuovere anche l'arroganza, l'eccesso di stima di sé, l'orgoglio che invece disprezza tutti, no? E poi l'amore cieco solo per ciò che è materiale. Il piacere accessorio alla virtù. Considerare ciò che è bene da ciò che è male, e quando c'è questo, dice Seneca, non si proverà più veramente di essere costretti a qualcosa. Non ci sarà più un vero bisogno, perché si avrà ricercato il proprio bene in se stessi, ci dice lui. Lì ci si sentirà più liberi e più sicuri. Infatti la libertà a cui mirare è la libertà interiore. E qua dice una cosa che non è solo forse un incoraggiamento in sostanza, ma nella ricerca, no, di tutto questo, dice chi non ha ancora raggiunto la virtù, anche se ha fatto molta strada, anche lui avrà bisogno che la sorte gli sia un po' benevola in qualche modo, nel mentre che si dibatte tra tutti i nostri difetti umani. Chi ha cercato di arrivare più in alto, quindi chi ha cercato di distinguere in sostanza le cose e di fare delle scelte che mirassero in sé al bene di se stesso e dell'altro, è come se avesse già la catena allentata. E anche se non è del tutto libero, è quasi come se lo fosse. Ed è qui che noi dobbiamo continuare e non fuggire la vita. Infatti lui dice, persino il suicidio da me ammesso, se c'è una vera mancanza di autonomia. Quindi ho proseguito molto seriamente questo film. Da qui, quando ho cominciato questo percorso, no, che chiaramente noi ha a che fare anche con lo sviluppo e con la maturazione, con i cambiamenti che possiamo incontrare, anche dai lutti impariamo delle cose, non solo da ciò che è piacevole praticamente, no? Cercare la virtù che permette questa vera padronanza di se stessi, noi possiamo comunque usare la virtù per il male, perché non è che c'è senso, possiamo comunque scegliere il male, perché se scegli il male e sai che scegli il bene, allora vuol dire che sei inferno, ci dice. Però allo stesso tempo, se hai iniziato questo percorso, allora poi potrei dire, farò tutto secondo coscienza, mi comporterò io come se tutti mi potessero vedere, sarò affabile con gli amici, ma considero il mondo la mia patria e gli dèi la mia guida. E quando la natura, quando torna l'aderire alla natura, verrà a prendermi, me ne andò potendo dire, ho amato la rettitudine e i nobili intenti, soprattutto senza aver mai limitato la libertà di nessuno, ma tantomeno la mia.
chi si prefigge questi obiettivi, anche se non conquisterà la vetta, è come se fosse caduto nel mezzo di una grande impresa. È da qui che la tendenza a cercare di voler essere alto, non come atto di superbo e di arroganza, ma di riuscire in qualche modo a un discorso che può essere, dal mio punto di vista, evolutivo, se riesco a spiegarlo, no? Di saper godere anche dei vantaggi che possiamo trovare, perché non esiste, secondo me, un percorso psicologico, psicoterapeutico, che riguardi anche l'intelletto, che alla fine non possa permettere all'individuo maggior godimento dell'esistenza, no? Dopo che può darsi che abbia incontrato dei momenti difficili. Anche arrivare alla felicità, se noi pensiamo alla felicità, effettivamente è una situazione dove forse l'opposto può essere il dolore, o può essere ad esempio situazioni di tristezza, no? Sembra che siano un po' gli opposti del quadro totale. Però mi piacerebbe citare questo aspetto, perché qualche tempo fa una persona che seguo, un importante aspetto di personalità sostanzialmente, diceva: è vero che io agisco impulsivamente, infatti è tutto, però mi sono accorto che dietro questa forma di rabbia, delle volte ragionerei alla rabbia, in me c'è una profonda tristezza. E in realtà questo accesso a questo aspetto nostro emotivo in realtà le permette, almeno da quello che sembra, di avere un maggiore riguardo di sé, di rimpadronirsi in qualche modo, di risalirsi, mi verrebbe a dire, senza dare un giudizio di valore, ma come anche questi aspetti, insomma, in sé emotivi, in certe situazioni, anche se riguardano sensazioni di tristezza, in realtà possono aprire un altro quadro che permette di gestire o superare un aspetto patologico, perché comunque il problema è sempre il pregiudizio. È vero che la felicità si può intendere concettualmente magari come un qualcosa che è il contrario del dolore o della sofferenza, quindi alla passione, no? Che era sinonimo di questa sostanza. Ma come anche l'entrare in un confronto con questi termini, allora poi ci permette di discernere, no? Quindi a priori, se non sono ancora rimosse queste situazioni, entrarne diversamente in contatto, cercare di capire un po' cosa ci stanno a segnalare, ci aiuta poi a discernere. Quindi l'entrare in contatto con questa tristezza di questa persona, in realtà è quasi come se fosse qualcosa, che spiego, di positivo, perché lo permette una rielaborazione diversa, tanto per fare, insomma, un inciso. E se in questo, visto che per lui la saggezza non è una condizione di povertà, ma anzi la saggezza è una condizione di ricchezza, di abbondanza anche interiore, se vogliamo, no? Le ricchezze le possiamo mettere al servizio della virtù e al servizio degli altri, no? E se qualcuno ci indaga per come noi siamo ricchi, se abbiamo fatto tutto con questi termini, dice: mi lascio indagare, perché anche questo è guadagnato meritatamente e onestamente, no? Dice questa frase: nemo sapienza pauperate dannavi, nessuno condannato alla saggezza alla povertà. Quindi anche lui ci aiuta a superare la propria giudizio. Fatemi fare un inciso. Sabato scorso, di solito ne parliamo poco di questo perché i termini che sono altri, parlavamo della differenza che c'era, o se eventualmente esiste, tra benessere e autostima. E diciamo che non per forza vanno d'accordo, però insomma, si auspica che possa essere una buona vicinanza tra questi termini, no? E chiedi a uno dei miei formatori: dico, ma la condizione dell'amore, la condizione di mancanza, ci manca qualcosa in amore? Lui mi ha risposto di no, è una condizione di ricchezza. Quindi non per forza bisogna scegliere la povertà o meno per essere tutto felice. La saggezza dice sempre che in realtà è una condizione di ricchezza. Andando verso la fine, no? Non so se lo facciamo qualcosa di, ma direi di no, quindi qua lo stoicismo e la ricerca del sano bene deriva dalla conoscenza di se stessi. Conosci, dicevano i greci, notis auton, i latini noscite ipsum, conosciti. Uno degli assunti fondamentali, e io trovo che poi da lì ci si può muovere, si può consegnarsi alla vita in altri modi, ma sempre secondo ragione, o quantomeno secondo buon senso, quindi non vuol dire eliminare l'empatia, eccetera, solo perché c'è una solidità, dice Seneca, interiore, no? La fermezza del saggio, in sostanza, no? Ma la ricerca, gli stoici appunto ricercano in sé la saggezza. Saggio è colui che valuta in modo corretto, prudente ed equilibrato le varie scelte e opportunità della vita, optando di volta in volta innanzi alle perplessità quella che si riconosce essere la soluzione più proficua. Chiaramente, delle volte magari non si trova proprio quella, ma
continuamente grande se ne può aprire e trovare di altre, alla luce della ragione dell'esperienza, ma aderenza anche a dei valori morali e all'etica del genere. L'etica è quella che ci permette di distinguere il bene sostanzialmente anche dal male. E sebbene delle volte non possiamo fare questo lavoro da solo, perché siamo in relazione in sostanza, poi possiamo trovare da solo quella che per noi è la saggezza. E per gli stoici, che è molto importante, tutto questo non avviene seguendo solo la maggioranza o la folla. Che i processi che avvengono nella folla e nella maggioranza non sono quelli che avvengono nel singolo. Questo è abbastanza dimostrato, però adesso non lo approfondiamo solo per motivi anche di tempo. E dato che tutti noi facciamo parte di un ordine razionale, siamo tutti legati, siamo tutti parte di qualcosa. E come dicevano i greci, se dovessi arrivare il dolore, sostienilo, non sei un uomo, diciamo, se non sostieni comunque il tema del dolore, no? È importante che anche se non, dice, noi come stoici non ci facciamo dominare affatto dalle passioni, no? Ci aiutiamo a vicenda, ci dice Seneca, no? Cerchiamo la nostra coscienza, questo aspetto che comunque Seneca ci è arrivato formandosi nel tempo, anche con un aspetto, come dire, di introspezione su se stesso, perché noi comunque formiamo delle mappe di noi stessi, di come funziona il mondo. Se qualcosa non è andato bene prima, noi abbiamo la possibilità durante di poterli un po' modificare. Guardate che è una grande opportunità questa che abbiamo, di poter modificare la nostra concezione di noi e del mondo alla luce delle nuove cose che troviamo, delle volte confrontandoci anche con i temi che dicevamo adesso. Gli uomini che cercano ciò che può essere utile sotto la guida della ragione non cercano niente, non appetiscono per loro stessi niente che non desiderino per ciò che è giustizia e onestà. Ed è la virtù il loro vero e finale premio. Perché la felicità è il fine e nessuno che non cerchi la verità, perché esistono tante verità, anche la nostra soggettiva, eccetera, nessuno lontano dalla verità può dirsi felice. Il bene dell'animo, quindi ciò che è l'intenzione, quello che è il mio fine, il nostro fine, non lo cerca solo per l'apparenza ciò che pare, ma lo sentiamo dentro e lo possiamo riconoscere. Il bene dell'animo lo trova l'animo, per gli stoici quindi i piaceri sono al servizio della virtù, non noi al servizio dei piaceri sostanzialmente, perché i piaceri possono anche portarti su altre strade, mentre la virtù ti permette di scegliere diversamente, quindi avere una visione un po' più, come dire, aderente alle cose, ma anche capace un po' di distinguere, e che se vogliamo arrivare, ci dice Seneca, alla libertà, che è questo a cui si tende, sostanza, si ottiene, ci dice lui, essendo indifferenti al destino, essere indifferenti alle sorti. Poi farò un esempio. E se avremo anche eliminato ciò che appunto per noi è causa di irritazione, una rimozione di ciò che ci può irritare. Conoscendo noi stessi, possiamo vivere secondo natura, non ci faremo intaccare dagli eventi e non saremo schiavi sostanzialmente. Permettetemi solo di citare, invece, visto che guardate che il pensiero di Seneca, magari giustamente non è che tutti ne parliamo ogni giorno, lo capite, però è stato qualcosa che è stato molto tramandato da allora ad oggi, no? Cioè, di Seneca e della vita beata, se ne è tanto, guarda, la dottrina degli stoici era quasi l'unico pensiero di esistenza che esisteva a Roma. Roma aveva preso quello, no? Sostanzialmente i greci avevano vari correnti, vari pensieri, sapevano bene, per loro la morte era un fine stabile, si declinavano, prendevano seriamente certe cose, i cinici vivevano nelle botti coerenti con il loro pensiero, cioè non vivevano che... Poi Socrate l'hanno eliminato perché era scomodo, perché andava a chiedere come stavano le cose, allora hanno detto eliminiamolo, no? Ci sfanghiamo il problema nella maniera più semplice, non va bene. Invece quello che poi evidenzia anche Seneca, appunto, la rimozione della passione. Però fatemi citare questo passo, fatemi citare per cortesia questo passo che io ho trovato in un testo di Erasmo da Rotterdam, che si intitola Elogio della follia, perché vi dico una roba, nella ragione e nel nostro modo di non essere così passivi nel senso di sofferenza a noi stessi e agli eventi possiamo pensare di essere più felici. Però la follia è sempre qualcosa di molto più potente della ragione. Noi veniamo educati, non perché dobbiamo essere sviolati, perché la follia può essere sempre in agguato, no? Io, perdonatemi, cito Galimberti, quando lo spiega lui bene in un esempio molto conciso, se io prendo il bicchiere e bevo, nessuno si spaventa. Ma se io questo bicchiere lo tiro, succede qualcosa, diventa follia.
la follia sovverte sempre l'ordine delle cose. E quindi noi siamo educati, adesso ovviamente il mio discorso non è un discorso prettamente psicologico, ma più un discorso intellettivo tra di noi sostanzialmente, a dominare la nostra follia. Questa è l'educazione, l'educazione anche per questo in sostanza. E proprio Erasmo da Rotterdam, nell'elogio della follia, che dal mio punto di vista è un testo anche molto simpatico, dice: tutte le passioni sono prodotto della follia. Da questo segno distingo il saggio dal folle. L'uno è regolato dalle passioni, l'altro dalla ragione. Per cui gli stoici rimuovono tutti i turbamenti dall'animo del saggio come le malattie. In realtà le passioni non solo funzionano da pedagogo per chi vuole raggiungere il porto della saggezza, quindi un pensiero totalmente diverso, lo dice, ma agiscono addirittura come sproni da pungoli in ogni pratica della virtù, in quanto, dice lui, sono proprio le passioni che ci spingono alle buone azioni, tutto il contrario di quello che finora abbiamo detto. Seneca protesta per eliminare dal saggio qualsiasi passione senza eccezione. Ma non è un uomo quello che gli lascia così facendo, ma una specie di nuovo Dio mai esistito e destinato mai a esistere. Noi siamo uomini e donne, siamo... Ancora meglio, egli erige un simulacro marmoreo di un uomo inerte completamente strano a ogni sensibilità umana, dice Erasmo da Rotterdam. Ma io non trovo che sia quello che dico, no, alla fine invece gli stoici, perché in realtà col termine che loro mettevano anche di atarassia o di apatia, che oggi invece negli anni psichiatri che avvicinano al concetto di schizofrenia, okay, quindi gli affetti scissi tra loro non possono essere integrati, insomma. La parte fondamentale che invece dice anche se siamo apatici nel senso che non proviamo, ma che non siamo attaccati e non generiamo da questo una situazione di sofferenza, ma non è che non esista un aiuto e una relazione, quindi non è che il proprio Erasmo abbia toccato questi punti, no? Lui dice, personificandosi nel tema della follia, fa l'elogio in sé della follia e dice non è come dicono gli stoici, però in realtà Seneca aveva evidenziato che non è una imperturbabilità nel senso di indifferenza, nel senso, adesso per spiegarci, solo superficiale, che anche a volte la superficialità può andare benissimo, ma in realtà è proprio un legame in sé in cui esiste anche quello che posso sentire io e può sentire anche l'altro, e in questo percorso di divenire felicità, no, i piaceri sono al nostro servizio, si cerca la virtù che si trova solo che va attaccata alla felicità, e davanti alla sorte si è imperturbabili, questo insomma è questo, e al fine di questo, della sorte che non ci incappa, di questa soliditas anche interiore, che almeno nella mia esperienza mi è sempre piaciuta molto, devo ammettere, in questa distinzione, io cito gli ultimi due passi che dice Anassagora, che è stato un altro filosofo anche lui, appartenente comunque in gran parte allo stoicismo, di Anassagora, che risponde a colui che lo informava della morte del figlio, così: sì, sapevo di averlo generato mortale. Tutto in pasticcio. Mi spiego, non c'è una risoluzione, c'è una imperturbabilità. Poi noi possiamo commuoverci, possiamo avere degli stati emotivi e affettivi, alcuni ci aiutano delle volte, cioè. Questa impassibilità davanti comunque alla nostra sorte, questo stoicismo in sostanza che secondo sé ci porta inevitabilmente a una vita affidata alla ragione, a una vita felice. Con questo io ho concluso, dico solo l'ultima frase, giusto perché mi conto dal mio punto di vista più informale, insomma, eccetera, fatemi citare il premio Oscar Benigni quando ci dice: se a volte sembra che la felicità si sia scordata di noi, noi non dimentichiamoci per il livello. E questo è tutto, vi ringrazio. Bravo! Allora. Se avete domande, non so rispondere. Se avete domande, vediamo cosa, cioè, se c'è qualcosa, cercherò di rispondere. Beh, intanto ti ringrazio. Sono arrivata tardi, però ho sentito veramente, ho apprezzato moltissimo come ti sei espresso, quindi grazie mille veramente. Sei grande e tua nonna è qui con te e ti ha formato in maniera adeguata e sono sicura che è fiera di te. Grazie molte, complimenti. Beh, innanzitutto molto bravo, ottima presentazione di Seneca. E mi fa piacere anche perché lei ha detto che ero psicologo. Sì.
Quindi le due cose, diciamo, parlare di sé, adesso lo psicologi mi pare che lega molto bene. Io sì. Quindi non è un filosofo, non è un letterato, però è perché stiamo parlando di quello che è l'uomo, il soggetto, ed è lì ovviamente che lui va. Quindi la mia domanda adesso ovviamente si rivolge allo psicologo di oggi, no? Alla luce di quello che è, diciamo, la psicologia, gli studi, diciamo, sulla mente umana, tutte le congetture che ci sono sulla coscienza dell'uomo, tutte queste cose, in chiave in quello che è la scienza moderna, diciamo, il modo in cui si pone nell'analisi della mente, lo studio del sé, eccetera. Diciamo, non trova che un attimino gli antichi, nella loro saggezza ovviamente, perché sono straordinari, in qualche modo stia nascendo all'orizzonte un dubbio su queste, diciamo, queste forme di cui abbiamo sempre dato per scontato, no? La virtù, il male, il bene, il giudizio, no? Tutte cose che alla luce anche di quello che è la neuroscienza, l'analisi del cervello come funziona, la mente, tutto quanto, oggi cominciamo a capire che io sono così perché ho avuto un destino, ho avuto una genetica, ho avuto un'educazione, mia mamma mi ha curato, non mi ha curato. Sì. Quando avevo 3 anni era una persona affidabile, non lo era, mi lasciava da solo. E tutte queste cose generano un'entità che, diciamo, nella sua vita adulta poi, diciamo, vive la sua realtà, sì, che è diversa dalla sua e dalla sua. Sì. Io vivo in un mondo, in una bolla, che, diciamo, sì, è vero che chiamiamo tutti questo bicchiere, chiamiamo... Sì, però effettivamente viviamo qualcosa di diverso. Quindi anche quando parliamo di felicità, che è un termine che tutti, diciamo, aspiriamo, ma è davvero la stessa cosa? Quando io desidero qualcosa, divento schiavo di questo qualcosa che desidero. E ho la capacità e la maturità di poter capire che il desiderio mi rende schiavo. E quindi tutte queste cose qua è la psicologia moderna, come lei oggi si presenta, che in qualche modo, ecco, la mia domanda ovviamente per farla semplice, lei da psicologo del XXI secolo, come giudica, come valuta gli antichi, gli storici, quindi anche tutti gli altri? Cioè si ritrova oppure comincia a dire no, c'è qualche elemento in più che quella volta non si considerava? Io ho trovato qualche elemento in più che allora inevitabilmente non poteva esserci. Ma credo che alcuni termini in generale, oltre a pensare di come io posso fare quello che è sostanzialmente il mio lavoro, sia una questione, così la vedo io, comunque un arricchimento, diciamo. Capirete benissimo che non posso mettermi a parlare da solo con chi incontro sostanzialmente. Guarda lo stoicismo, guarda queste cose, eccetera. Però sono sicuramente una forma di bagaglio che a me ha arricchito anche in questa professione. La saggezza a cui aspiravano, che oggi per me è sempre qualcosa di arricchimento. Chiaro che il lavoro che noi facciamo, però, si basa comunque in un altro modo, in un altro aspetto, che tiene conto sia degli sviluppi successivi che ci sono stati, ovviamente, alla luce del tutto, che abbiamo sostanzialmente di fronte con quale noi ci relazioniamo. Freud, ad esempio, mi viene in mente lui, non era scevro comunque da tutta una conoscenza classica e anche da altri testi per riuscire. Poi anzi lui l'ha detto, io non so perché ho fatto lui, iniziamo con il nome, perché ho fatto il neurologo, avrei fatto benissimo la filosofia, perché anzi dirò una cosa, chiaramente Freud ha messo degli apparti di filosofia in clinica e si è scatenato un po' l'universo,
no? Perché prima rimanevano solo come delle teorie astratte che non toccavano, e quando abbiamo cominciato a farle toccare si è scatenato l'universo mondo. Ma anche Seneca aveva avuto l'idea di dire la filosofia, e penso sia stato il primo a dirlo, penso, forse qualcuno di che si deve vedere, la filosofia può essere una cura dell'animo. Chiaramente i metodi che usiamo oggi, le nostre possibilità, le nostre conoscenze anche personali, la formazione, insisto tanto su questo, cioè la capacità di formarsi, quindi di acquisire una certa fisionomia per questo mestiere che per me è un destino, da parte sostanzialmente, deriva sia dalle mie conoscenze personali, dalla possibilità di integrare, ma stanno aderendo anche quelli che possono essere gli aspetti che, su cui poi noi interveniamo, ma non escluderei il fatto che comunque in generale, anche se non lo posso fare nella pratica di tutti i giorni, anche la filosofia può essere vista come una cura dell'animo. Mi provo anche delle situazioni. Siamo tutti più soci. Domanda. Grazie a tutti. Bravo. Molto preparata come domanda e molto preparata come no, cercavo di portare, perché i psicologi sono fantastici, hanno una visione molto interessante delle personalità altrui. Ma volevo capire se lei ad esempio avrà letto Metzinger. Qualcosa sì. Ecco, e effettivamente lui in modo molto analitico, da bravo filosofo moderno, comincia a sollevare dei punti di domanda sulla reale libertà dell'uomo. Ma siamo davvero liberi o siamo una costruzione casuale? Questo è un massimo a termini. Sono convinto, rimanendo a quello che abbiamo detto oggi, che la vera libertà possa essere soprattutto quella interiore, cioè che la libertà si possa ottenere anche magari confrontandoci sui temi che dicevamo prima, che non sono immediatamente quelli della felicità, a cui comunque noi nel mondo occidentale aspiriamo come idea, sostanzialmente. Ma sicuramente l'aderenza a ciò che è, non ce ne dobbiamo essere, secondo me, il punto, secondo me, quello che vedo è comunque il punto di partenza. Una persona che presenta il sintomo, mi presenta come può stare quella situazione, cosa ha generato quella situazione, cosa viene messo in dopo, cos'è che blocca, eccetera, fa parte di un discorso, dal mio punto di vista in generale, serio e comunque professionale. Come possiamo, alla luce del superamento, un quadro che può essere, faccio un esempio, un disturbo alimentare, un quadro depressivo, nell'intervento auspicabilmente che possiamo relazionare insieme, e poi anche quello che possa generare comunque delle nuove strutture che possono essere comunque più adattive a come stanno le cose e alla persona, che amplia la possibilità di poter vivere. Anche Freud, adesso mi non può venire in mente Freud a me, però alla fine nel caso di Dora dice alla fine questa donna riuscì a riconsegnarsi alla vita. Quello è poi il termine che porta poi alla libertà. Se prima si è raggiunta un'idea di libertà interiore, sostanzialmente. E questa come si raggiunge? A mio parere, soprattutto conoscendo se stesso. Saggezza degli antichi, metodi moderni. Mi incuriosisce il suo background, come il fatto che fa certe domande. Non so se mi piace leggere quello che fa. Infatti la letteratura. No, ma vuol dire che si fa queste domande, si parla, fa queste domande. Sì, sì, sì. Io non sono esperto in materia, quindi. Però quando si va in pensione bisogna attivarsi, allargare un po' la visione delle cose che stanno facendo. Bene. Perché l'avevo preparata per quello, per queste cose. Ti ringrazio. Dove da togliere al nostro dottor Casoni. Bravo, sì. Bravo. Molto bravo, sì. Lo conosco da quando era appena nato. Mi è venuto su bene con tua mamma, tua nonna e tuo nonno. Veramente una bella riuscita, complimenti. Ci vediamo al teatro. Un applauso meritatissimo. Qualche spunto c'è, spero che ecco sia passato. Bravo. Bene, allora abbiamo concluso
questo incontro. Hai fatto una foto? Beh, fatela. Non so, qualcuno che è bravo a far foto, no? Vediamo un attimo, se no mi viene anche la facciamo fuori. Ma sì, dai. E ci facciamo una foto qua, in telecamera, dopo la fermiamo. Sì. Romy? Romy? Sì? Vuoi rifare, facciamo una foto assieme? Sì, voglio. Sì, anche tu, sì. Romy.